18 morti affetti da Covid nelle ultime 24 ore, crescono terapie intensive, ricoveri, allarme nelle case di riposo, 307 le persone guarite nell'ultima giornata. Attacco feroce all'autonomia, Fedriga torna ad accusare il governo per la zona arancione, ottiene la convocazione della conferenza delle regioni per domani. La chiusura di bar e ristoranti ha causato un danno enorme alla città di Trieste, così il sindaco di Piazza Tele4. Il ministro Speranza mi deve spiegazioni sui numeri. Prima domenica in zona arancione a Trieste, Tele4 l'ha documentata in diretta fra passeggiate e divieti, registrando un nuovo record di ascolti. Pranzano in osteria nonostante lo stop imposto dalla zona arancione, multati titolari e clienti, altro festivo scoperto in un appartamento di Piazza Foraggi dai carabinieri. Nessuna tregua sulla rotta balcanica, 76 migranti rintracciati nel corso del weekend dalla polizia di frontiera di Italia e Slovenia. Un rigore negato condanna la Triestina nel match di Salò, non basta l'autorete su cross di Gomez per permettere all'Unione di impattare la gara. Telespettatori, buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione serale del telegiornale di Tele4. Abbiamo già visto dai titoli parzialmente i dati Covid nel consueto bollettino come ogni sera, quindi registrati oggi 18 morti in Friuli, Venezia, Giulia, crescono però i guariti, sono 307, però crescono anche le terapie intensive e i ricoverati in altri reparti. Tutto nel primo servizio di apertura di Bernardo Gulotta. Sono 456 i contagi da coronavirus registrati oggi in Friuli Venezia Giulia, a fronte di 3.411 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. La percentuale dunque si attesta al 13,37% fra casi positivi su test effettuati. E sono 18 i decessi notificati in questa giornata, il secondo dato più grave sul numero di morti da quando è scoppiata l'epidemia in regione. I pazienti in terapia intensiva salgono di 4 unità e sono dunque 47, 407 invece ricoverati in altri reparti. Ieri erano 6 di meno. In un giorno i guariti sono 307, per un totale di 8.638 persone uscite dalla malattia da quando è iniziata anche in Friuli Venezia Giulia. Nel dettaglio dei dati odierni sulle 18 persone decedute si distinguono due situazioni, i decessi in ospedale e quelli nelle residenze per anziani. Nel primo caso si sono registrate 11 persone morte nei nosocomi della regione, nel secondo caso 7 nelle case di riposo e in questo totale sono 5 le persone morte nel territorio triestino. Rimane grave la situazione all'interno delle residenze per anziani della regione. Ieri sono stati registrati 98 nuovi positivi, di cui 89 tra gli ospiti e 9 tra gli operatori. Il bollettino di oggi parla di 38 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 9. Sul fronte del sistema sanitario regionale è da registrare nell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di 6 infermieri, un tecnico di laboratorio, 3 OS e un operaio. Nell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isondina di un infermiere e un medico. Relativamente alle scuole si registrano i seguenti contagi: uno studente al liceo artistico Galvani di Cordenons, uno studente della primaria di Fanna, due studenti del collegio Don Bosco di Pordenone, uno studente universitario di Pordenone, uno studente della primaria Marconi di San Vito al Tagliamento e un dipendente dell'Università degli Studi di Trieste. Da rilevare anche 6 casi nella casa circondariale di Tolmezzo. Inoltre risultano le positività al virus di 2 persone rientrate dall'estero, ovvero da Serbia e Francia. Infine l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isondina ha lanciato un allarme riguardo alla segnalazione di alcune truffe e danni dei cittadini, in quanto nel comune di Duino Aurisina si sono verificati episodi di individui che si sono spacciati per personale sanitario preposto a effettuare tamponi a domicilio. La SUGI intende specificare che l'organizzazione del servizio è gestito dai medici di medicina generale assieme ai dipartimenti di prevenzione del territorio e non prevede visite domiciliari improvvise. L'invito è quello di non aprire agli sconosciuti e di segnalare alle forze dell'ordine eventuali violazioni. Presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha ottenuto la convocazione per domani mattina alle 10.30 della Conferenza delle Regioni dopo la richiesta fatta sabato pomeriggio in occasione dell'inaspettato passaggio del Friuli Venezia Giulia in zona arancione. Il servizio di Marco Stabile. Ovvero come l'Università di Udine rappresenti l'autonomia e l'emblema di autonomia virtuosa per il Friuli Venezia Giulia. Voglio iniziare come ho iniziato, perché in questi giorni, in queste settimane, stiamo vedendo una feroce presa di posizione contro il concetto di autonomia e quanto questa abbia rappresentato per il nostro territorio.
Io credo che l'Università di Udine rappresenti e possa far vedere plasticamente come una grande alleanza tra il territorio e un'istituzione che ovviamente è nazionale possa rappresentare una risposta per i cittadini di questa regione. Dunque mi auguro che scivolamenti verso nuovi concetti di centralismo si allontanino e invece vogliano valorizzare la leale collaborazione che deve esserci tra Stato e istituzioni del territorio. Così il governatore Massimiliano Fedriga nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Udine in videoconferenza. Chiarissimo riferimento allo scontro con il Ministero della Salute dopo il passaggio ritenuto illegittimo dalla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia da zona gialla a zona arancione, avvenuto 24 ore dopo l'ordinanza varata insieme a Veneto ed Emilia Romagna per il contenimento dei contagi, siglata peraltro dopo l'intesa con il Ministro Speranza. E sarà proprio il tema dei criteri che hanno fatto scattare il passaggio di fascia, quello al centro della conferenza delle regioni che si terrà domani alle 10.30 su richiesta del governatore leghista e presieduta dal presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini. Un atto dovuto, ha sottolineato nel pomeriggio il presidente, per chiarezza nei confronti dei cittadini e delle imprese del Friuli Venezia Giulia. Presentati questa mattina dal presidente Zaia e dal coordinatore delle microbiologie del Veneto Rigoli, test rapidi fai da te, la cui sperimentazione, la prima per questo tipo di test, prenderà il via proprio nella regione vicina in Veneto. Allora vediamo il servizio dei colleghi della redazione veneta. La scatola al suo interno che cos'ha? Ha quattro cose fondamentali. La saponetta, una provetta che ha già il reagente dentro e un tamponcino. Poi c'è la quarta cosa che è il sacchetto per la spazzatura. Si apre, potete mettere anche il cronometro, sono 3 secondi. La saponetta, tamponcino, 5 volte per narice. Si apre la provetta che ha già il suo reagente, tac, va dentro, si strizza un po' la provetta che è morbida e quindi in modo tale da strizzare il tamponcino si butta via, si richiude la provetta, si apre il beccuccio più alto della provetta che ha il dosatore, 4 gocce, ecco guardate, dà già la stringa del negativo. Circa un minuto per effettuare il test rapido fai da te, la cui sperimentazione prenderà il via per la prima volta in Veneto, coinvolgendo le microbiologie di Mestre, Vicenza, Padova, Sant'Orso e Treviso, in doppio con il molecolare, 1.400 soggetti tra coloro che accederanno ai pronto soccorso e dipendenti dell'ULS. Un ulteriore contributo alla diagnostica e in questo caso, se qualora fosse validato e confermata questa validazione, il cittadino potrebbe farsi il test da solo in casa. Un paio di settimane verrà validato con prove in doppio con il molecolare, dopodiché si farà richiesta all'Istituto Superiore di Sanità dell'autorizzazione. E dopo, questo poi è un fatto di Roma che non dipende più da noi. Ha la stessa attendibilità dei test antigenici, cioè ha un'attendibilità elevata se viene eseguito subito. Se si fanno passare delle ore, perde di attendibilità. Un test poco invasivo al momento della somministrazione, ma ugualmente efficace. Ci si domanda se arriveranno anche da noi. Sui tamponi rapidi fai da te l'assessore alla sanità del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, sentito da Tele4, ha affermato che si tratta di una prova molto utile, ma non è ancora chiaro se è affidabile. Dunque seguiremo come andrà la sperimentazione di un mese nel vicino Veneto e le considerazioni conseguenti del Ministero. Dunque prenderemo in considerazione la possibilità di utilizzarli anche in regione, in Friuli Venezia Giulia, così Riccardo Riccardi è sentito proprio poco tempo fa, pochi minuti prima del telegiornale, da Tele4. Poi parole invece molto dure ieri sera su Tele4 del sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, sul passaggio in zona arancione del Friuli Venezia Giulia e sul danno economico per la città. Vediamo. Ieri avevo chiamato il ministro Speranza proprio per questo, perché c'era questo accordo, facciamo un po' la storia un attimo perché è importante, c'era questo accordo con la regione Friuli Venezia Giulia, con il nostro Fedriga, con Zaia e con Bonaccini.
avevano fatto le ordinanze e avevo chiamato Speranza ieri per dirgli: lascia una settimana che vediamo cosa succede con queste ordinanze. E invece questi ci hanno sbattuto in zona arancio, e voglio capire a questo punto anche i numeri, perché se il Veneto è fuori e noi siamo in zona gialla e noi siamo in zona arancia, voglio capire i numeri. Gli algoritmi non mi interessano, voglio capire per quale motivo, perché io ho tutti i numeri qua che mi dicono che non dovevamo essere in zona arancio. Il danno è enorme, come puoi immaginare. Ieri ho girato la città, era fantastico vedere com'era la città. Oggi sono ritornato in città, sì, c'è un po' di gente in Piazza Unità per ovvi motivi, perché ci sono gli addobbi natalizi, però il danno nei confronti dei bar e naturalmente della ristorazione è folle, insomma. Io credo che noi non dovevamo assolutamente andare in zona arancio, ma dovevamo rimanere in zona gialla. Questo era quello che mi aspettavo. Ieri l'ho chiamato due volte, per due volte mi ha detto che mi chiamava, e a questo punto non ha risposto. Sai, siccome non ha risposto, non mi ha chiamato, e non mi ha chiamato ovviamente, a questo punto sai, comincio a pensare male, perché hanno messo ovviamente la Campania e la Toscana in zona rossa, e a quel punto sai, conosco ormai da 20 anni i miei polli, la politica è un po' così, aspetta che mescoliamo un po' tutto, e ci hanno buttato dentro noi e le Marche. Non hanno avuto coraggio con Zaia, probabilmente perché Zaia è troppo potente e naturalmente hanno fatto questo, ripeto, secondo la mia opinione, ma voglio i dati, cioè io entro questa settimana, da domani mattina... Cioè sindaco, secondo lei non hanno avuto il coraggio di mettere in zona arancione il Veneto? Ma se ci confrontiamo con i dati, oggi ho pubblicato, avete visto tutti quegli istogrammi, no? E i dati ci danno ragione in questo momento, la mia regione non deve essere in zona arancio, ecco tutto, perché allora mi confronto con il Veneto, allora delle due l'una, o mettiamo dentro anche il Veneto o tiriamo fuori il Friuli Venezia Giulia. Record di ascolti ieri sera su Tele4 per la diretta serale della prima domenica in zona arancione, una trasmissione che ha visto in collegamento, oltre al sindaco Roberto Di Piazza, anche il direttore di Tele4, Luigi Bacialli, il vice direttore Ferdinando Avarino e rappresentanti del mondo dei baristi e degli agenti immobiliari. Una testimonianza dell'impegno di Tele4 per essere sempre al servizio del territorio e dei suoi telespettatori, che ci hanno voluto premiare ancora una volta con il loro affetto. E allora noi adesso torneremo sulle immagini e sulle testimonianze della serata di ieri in diretta su Tele4, quando siamo usciti in città per sentire le opinioni e le sensazioni sia dei lavoratori che di chi tra i cittadini faceva le ultime passeggiate prima del coprifuoco. Vediamo. Beh, come il primo giorno non è male, però il problema è sempre quello, avere la gente qua, giustamente, a farli sedere, si lavorerebbe molto meglio, cioè è molto più soddisfatto, quindi il lavoro è un po' alto e bassi, quindi non c'è una regola, non c'è più niente, non... Le parole del titolare di una pizzeria nel primo giorno con le regole da zona arancione per il Friuli Venezia Giulia. Obiettivo? Continuare a lavorare con le modalità permesse, quali asporto e domicilio. È iniziato così ieri sera il viaggio in città, durante la diretta di Tele4, ultime vasche in centro prima del coprifuoco delle 22, con una raccomandazione particolare: evitare in tutti i modi situazioni di assembramento. Sì, purtroppo è un po' triste... Però è bello vedere tutte queste luci, c'è un'atmosfera particolare. Ci stiamo rilassando ora e approfittiamo. Cosa fate? Io sono meccanico. Farmacista. Quindi insomma, quindi voi appartenete a quelle categorie che per fortuna lavorano? Esatto, sì, per il momento sì. Ma sì, ma noi lavoreremo continuamente, sicuramente. Sono un collaboratore scolastico presso un liceo. Un collaboratore scolastico, quindi sei uno di quelli che vive questa crisi? La pandemia al 100%. Come sta funzionando nella scuola dove operi? La scuola è brutta senza ragazzi. In farmacia avete clienti ogni giorno, avete la possibilità di tenere aperto? Sì, esatto, ogni giorno. E voi come meccanici invece come prosegue? Siamo aperti. Poi, siamo solo noi, lavoriamo da soli, puliamo ogni volta i complessi, però
È brutto, si sente la mancanza dei ragazzi. Non a tutti i locali in centro conviene attivare i servizi da asporto domicilio e quindi queste sono le scene che si presentano. Tavoli e sedie accavallati e chissà quando si riparte, una città quasi completamente vuota, illuminata dalle luci natalizie, a creare un'atmosfera surreale. Non c'è passaggio di nessuno, quindi insomma situazione completamente deserta. A parte le ultime passeggiate prima del coprifuoco, la città ieri sera si stava decisamente svuotando già un'ora dall'orario limite. Dunque la tappa finale ci ha visto in Piazza della Libertà, deserta, dove però abbiamo incrociato l'ultimo intervistato della serata che, manco a farlo apposta, stava seguendo la diretta di Tele4. Guardiamo il signore, sta seguendo, siamo in diretta signore, sta seguendo la diretta di Tele4 assieme a noi. Padovano, sono qui per altri motivi e adesso dovrò ritornare a Padova, però non so come. Io non so come tornare. Via con la macchina, via, no, perché oggi sono venuto giù in bus da dove sono in albergo, capito? Sono venuto in bus giù, ho fatto il giro, sono andato fino a Barcola, da Barcola sono andato in via Irneri, ho fatto un giro oggi e dopo ho camminato tanto. Però adesso lei ha l'autocertificazione per tornare, no? Con sé? C'ho un documento, sul giornale c'è il pezzo che me lo riempio casomai. Breve pausa pubblicitaria, torneremo fra pochissimo con altri servizi. Breve pagina di cronaca, 10 commensali in Cavana pranzano in barba le regole anti-Covid con ricche portate di cibarie, ma la segnalazione è arrivata alla Questura di Trieste. Vediamo il servizio. Stavano pranzando in un'osteria di Civitavecchia, ma sono stati interrotti da una squadra volante della questura che ha pizzicato i 10 commensali alle prese con una ricca serie di portate in tavola in barba all'ingresso in zona arancione, che ha imposto la chiusura di bar e ristoranti 7 giorni su 7, escluso asporto. Il titolare probabilmente contava sul fatto che i vicoli di Crosada occultassero a dovere l'uculiano momento conviviale. Evidentemente però la segnalazione alla polizia è arrivata comunque. Sanzione salata, senza poter nemmeno compensare con il dessert, ai 10 clienti, al titolare e a una cameriera per non aver rispettato la normativa anti-Covid. Insomma, dopo la festa per salutare la zona gialla a Basovizza, bloccata sul nascere dai carabinieri, sono stati i poliziotti ad occuparsi della pasta allo scoglio illegale in zona arancio, a dimostrazione che fare i furbi non paga. L'episodio è stato solo uno tra gli interventi delle forze di polizia in questa prima domenica di restrizioni. Nel corso della giornata in provincia di Trieste sono state sanzionate in totale 23 persone su 1059 controlli, 9 i locali controllati e sono stati sanzionati altri 2 titolari oltre al gestore dell'osteria. E a proposito di enogastronomia locale, anche le osmizze sono in ginocchio. Dopo aver perso le aperture di primavera a causa del lockdown, oltre alle nuove chiusure autunnali, non riceveranno alcun ristoro dal governo perché il loro codice Ateco non rientra fra quelli che beneficeranno degli aiuti statali. E nella comunità slovena si agitano già venti di tempesta che non c'è dubbio soffieranno presto sino a Roma. Intervento nel corso della serata di venerdì scorso in piazza Foraggi da parte dei carabinieri di via Hermet per un vero e proprio festino illegale in un appartamento della piazza tra giovani di età compresa tra i 18 e i 20 anni, nonostante il divieto di assembramento. La segnalazione giunta al commissariato da parte di una persona che abita nei pressi della zona citata ha attivato l'intervento di rito, concluso con 10 sanzioni da 400 euro ciascuna. Botta e risposta invece questa mattina Sveglia Trieste tra gli esponenti PD Barbo e di Fratelli Italia Giacomelli sulla zona arancione e sugli aiuti ai commercianti e agli esercenti. Vediamo. Da un lato c'era il vicepresidente Riccardi che pur manifestando delle obiettività ha tenuto dei toni pacati, dall'altro c'era ahimè il sindaco di piazza che ha cominciato a alzare i toni, cosa che secondo me in questa fase, in questi mesi, non bisogna assolutamente fare. Io capisco anche chi alza i toni e chi alza la voce. Il primo fattore è che la seconda ondata è da considerarsi senz'altro una calamità, ma proprio in senso lessicale non è un'emergenza, perché un'emergenza è qualcosa di imprevisto
e quindi al quale bisogna per l'appunto correre dietro. Poi c'è un altro fattore importantissimo ed è una questione di trasparenza. Questa trasparenza non c'è. Non siamo in grado di capire le decisioni del governo fatte in base a 21 parametri, ma soprattutto a un algoritmo che nessuno conosce. Il botta e risposta stamani a Sveglia Trieste sul tema del recente inserimento della nostra regione nella fascia arancione, con tutte le restrizioni del caso. Scintille anche sul sostegno ai commercianti e alle attività chiuse per Covid. L'esponente Dem si è detto perplesso perché alla mozione presentata sul tema non solo non è stata data l'urgenza, ma nemmeno una data in calendario in Consiglio Comunale. Aspetta, io credo che il Comune per i commercianti stia facendo e per i ristoratori abbia provato a fare tutto quello che poteva fare. Diciamo sì, c'è stato un certo fastidio nel momento in cui un PD che governa poi a livello locale dice adesso come investiamo i soldi. Quei soldi in Comune non ci sono. Noi abbiamo presentato una mozione in cui ad esempio si chiedeva che i fori del Comune affittati per attività commerciali o per comunque per attività che sono chiuse a causa delle restrizioni, il Comune potesse intervenire e che il Comune intervenisse direttamente su quelli. Su quelli, ad esempio, ritengo che non ci siano esborsi, ci siano delle minori entrate. Continuano anche i rintracci di migranti. Vediamone un bilancio degli ultimi tre giorni tra Slovenia e Italia. In tutto i rintracciati sono stati 76. 76 migranti fermati in tre giorni tra Slovenia e Italia. Ieri la polizia di frontiera ha rintracciato sul CARS un gruppo di 22 migranti di nazionalità afghana e pakistana, presi in carico poi dagli agenti di polizia per portarli alla struttura di accoglimento di Fernetti, tra di loro anche dei minorenni. I migranti sono risultati in buona salute, tranne tre di loro, che sono stati condotti all'ospedale a causa della febbre. Recentemente i rintracci segnalati sono stati molti di meno, ma in realtà la rotta balcanica continua a rimanere aperta. Anzi, tra venerdì 13 e ieri, domenica 15 novembre, la polizia di Capodistria è riuscita a rintracciare ben 54 migranti che risalivano dal confine con la Croazia. 26 di loro sono afghani, 10 nepalesi, 8 del Bangladesh, 6 dall'Iran, 3 sono siriani e infine un cittadino turco e uno dal Pakistan. Non è finita qui. La settimana scorsa, sempre in Slovenia, è stato arrestato un passeur triestino di 29 anni che trasportava col proprio veicolo 4 cittadini afghani. Dovrà rispondere alla magistratura slovena del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Punto della situazione riguardo i servizi erogati dall'Agenzia delle Entrate. L'ente si è attrezzato già da marzo per rispondere alle esigenze dei cittadini. Vediamo. Gli effetti della pandemia hanno modificato radicalmente anche il mondo dei servizi al cittadino e le modalità per ottenere documenti, per svolgere pratiche o per richiedere consulenze. Lo sa bene anche l'Agenzia delle Entrate, che già da tempo ha potenziato i servizi online rivolti a cittadini e imprese, con procedure che consentono all'utente di iniziare e finire un iter in autonomia o altri che vedono un riscontro telematico da parte di un operatore. Ha servizi che già tradizionalmente venivano erogati in via telematica, il che vuol dire che il contribuente con credenziali di accesso entra nella propria area riservata e può fare tutto da solo e quindi non è necessario l'intervento di un operatore. Si affianca un'altra modalità che è la modalità cosiddetta agile, con la quale il contribuente, con l'invio di una PEC oppure anche di una semplice mail, può ottenere l'erogazione di alcuni servizi. È stata proprio pubblicata l'altro giorno sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate gli attrezzi per un fisco a portata di click, che è un'ulteriore guida in cui si spiega al contribuente come deve formulare l'istanza, che modelli utilizzare. Esiste però ugualmente la possibilità di accedere fisicamente alla sede dell'Agenzia delle Entrate, ma solo attraverso prenotazione e con procedure specifiche. Nei casi in cui non si riesce a richiedere il servizio in modalità a distanza, oppure nei casi di indifferibilità e urgenza, è ancora consentito venire in ufficio. Ormai da un paio di mesi l'Agenzia ha istituito questo modello sperimentale di accoglienza dell'utenza in maniera programmata attraverso appuntamento e web ticket. Questi sono i due strumenti fondamentali. La differenza è che l'appuntamento consente di venire in ufficio nei giorni successivi, in un giorno e in un orario programmato. Il web ticket invece è un biglietto eliminacode staccato per la giornata stessa. Come si prendono questi due strumenti? Si possono prendere attraverso il nostro sito internet
o attraverso la nostra comoda app. Non c'è bisogno di registrazione, è sufficiente avere un numero di telefono e la mail. Vi lascio al servizio di Feralpi Triestina, il match in cui però i Rosso Alabardati hanno perso per 2-1 contro l'ex Pavanel. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Niente da fare per la Triestina ieri in trasferta a Salò contro la Feralpi allenata dall'ex Pavanel. La parziale rimonta alla bardata con l'autorete di Legati su cross di Gomez non basta per spartire il bottino a metà o portarlo tutto a Trieste. I padroni di casa partono subito forti andando in vantaggio al settimo minuto. Da un calcio d'angolo Scarsella tira fuori dalla tasca un colpo al volo dove offre di pasticcia non bloccando il pallone vedendolo superare la linea di porta. L'Unione risponde subito con Maracchi su servizio di Rapisarda. La sfera calciata dal Triestino è esce di poco a lato del palo. Feralpi salò pericolosa al decimo minuto con un'azione insistita poi annullata dai disimpegni della Triestina fra il portiere e i difensori. Al quarto d'ora un pallone giocato male dagli ospiti consegna la seconda marcatura alla Feralpi. Diecenko colpisce dalla linea di fondo cercando un tiro o un cross. Capela devia e spiazza Offredi che non riesce a intercettare la sfera. A 18 minuti altro forcing della squadra di casa con Offredi che viene chiamato in causa con una respinta. Turno della Triestina, torre di Mensà, tiro di Petrella bloccato in maniera dubbia con proteste degli ospiti per un presunto tocco di mano. L'arbitro però lascia correre. Meglio i Rosso Alabardati in questa fase che arrivano più volte dalle parti di De Lucia ma senza graffiare quanto serve. Nella ripresa punge per prima la Feralpi che complice l'incertezza di Offredi fa passare qualche pericolo per la porta dell'Unione. 50 minuti e la Triestina accorcia le distanze. Pallone servito a Gomez che arriva fino in fondo sulla sinistra. Cross e deviazione fortuita di Legati che trova impreparato De Lucia. 2-1. La squadra di Gautieri vuole il pareggio e ci prova con insistenza. La Feralpi Salò difende senza correre troppi rischi per farsi vedere poi in avanti al 71esimo con un tiro dalla distanza bloccato in due tempi dal portiere Giuliano. 84 minuti, un episodio fa scattare la protesta della Triestina. Mensah gioca di sponda per il compagno ma il pallone viene fermato in area dal braccio dell'avversario. Un evidente tocco che però l'arbitro non sanziona nonostante la sua posizione molto favorevole a poter giudicare da vicino l'accaduto. Tutto regolare a suo giudizio e l'azione prosegue. A stretto giro un'altra situazione dubbia viene gestita come la precedente. Nessuno stoppa il gioco e Triestina che protesta. A 91 minuti ci va vicino la squadra di casa con interventi tampone dell'Unione a evitare di subire la terza rete. I giuliani si gettano disperatamente in avanti ma la contesa finisce dopo l'ultimo tentativo dei ragazzi di Pavanel che vincono 2-1 dopo una gara in cui l'Unione ha pagato per due imprecisioni e per una o più scelte arbitrali molto discutibili. Zero 43 139 93 è il numero da chiamare per interfacciarsi in trasmissione oppure svegliatrieste@tele4.it per le mail. Covid FVG 18 morti e allarme invece per le case di riposo. Questo è il titolo della nostra diretta fino alle 9 più o meno. Prima però esauriamo anche altri servizi che abbiamo comunque pronti dal gran lavoro fatto dalla redazione. Nelle ore pomeridiane un patto della Cina con alcune delle più importanti economie dell'Asia e del Pacifico mette nelle condizioni Pechino di avere influenza in futuro su oltre il 30% dell'economia globale. Vediamo. Il dragone cinese mette le mani su un terzo dell'economia e della popolazione globale, dando un altro scacco all'amministrazione statunitense nel delicato momento del cambio di testimone alla Casa Bianca. E l'effetto del più grande patto di libero scambio del mondo, siglato da noi da 15 economie dell'Asia e del Pacifico, che esclude gli Stati Uniti. La firma del Regional Comprehensive Economic Partnership in un summit regionale è un ulteriore colpo all'accordo promosso dall'ex presidente americano Barack Obama, del quale il suo successore Trump è uscito nel 2017. L'RCEP potrebbe rafforzare la posizione della Cina come partner economico con il sud-est asiatico, il Giappone e la Corea, mettendo la seconda economia mondiale in una posizione migliore per dettare le regole commerciali della regione. L'RCEP potrebbe aiutare Pechino, scrive il Sole 24 Ore, a ridurre la sua dipendenza dai mercati e dalla tecnologia d'oltremare, un cambiamento accelerato da una frattura sempre più profonda con Washington. Nel patto ci sono
sono pure la Corea del Sud, l'Australia e la Nuova Zelanda. L'intesa rappresenterà il 30% dell'economia e della popolazione globale e raggiungerà 2,2 miliardi di consumatori. A Trieste si guarda con interesse a questa intesa, in attesa di capire se le navi del colosso cinese Cosco sulla nuova Via della Seta arriveranno in banchina anche nella città della Bora. Spazio anche per la tematica in ambito lavori pubblici. Due interventi per un totale di 1.400.000 euro si stanno concludendo lungo le vie Marchesetti e Forlanini nel rione di Rozzol-Melara. Il punto è stato fatto dall'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, che ha annunciato altri lavori tra Roiano e il centro città. Sentiamo il servizio. Oggi andiamo a dare contezza di un intervento importante sulla via Forlanini, un'arteria parallela alla via Marchesetti, dove siamo alle battute finali. Abbiamo realizzato una nuova carreggiata, nuovi marciapiedi e nuovi attraversamenti pedonali protetti, più la creazione di un nuovo attraversamento che non c'era prima all'inizio della via. Così l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, che in una conferenza stampa sotto la pioggia in via Forlanini, assieme al direttore servizio strade De Walderstein e al direttore dei lavori Luca Folina, ha fatto il punto sulle opere stradali in corso di ultimazione e che hanno visto la realizzazione di una nuova carreggiata, nuovi marciapiedi e specifici attraversamenti pedonali per aumentare la sicurezza della via. Interventi analoghi, sempre nell'ambito del bando periferie, sono stati avviati anche lungo la via Marchesetti. L'intervento è di 700.000 euro. Quindi un intervento importante, gemello a quello di via Marchesetti, dove lì siamo più indietro ma siamo all'inizio di questo nuovo cantiere dove stiamo facendo i marciapiedi. Anche lì un intervento da 700.000 euro, quindi 1.400.000 euro dedicate a due arterie importanti che portano sia in città che poi portano verso la superstrada e le autostrade, ma sicuramente un intervento che va a mettere in sicurezza anche i pedoni, perché con la creazione di passaggi pedonali protetti che poi verranno delineati in nero e giallo andiamo a rendere più sicura la strada. Sempre per quanto riguarda le opere stradali, l'assessore Lodi ha confermato che un altro intervento rilevante di asfaltature sta partendo a Roiano in Viale Miramare, mentre per un valore di 500.000 euro sono previsti e stanno andando in gara altri due lotti che consentiranno ulteriori interventi a macchia di leopardo alla rete viaria del centro e delle periferie. Riguarderanno ad esempio la via Battisti e Rive, tratto alto di strada del Friuli, vie Barbariga e Udine e zona San Vito. Credo che abbiamo una telefonata in attesa. Pronto? Sì, buonasera. Pronto, buonasera, sento pochissimo. Sì, volevo un'informazione. Ora la sento meglio, buonasera, prego. Buonasera, il mio ex compagno abita a Pordenone. Può venire a Trieste a vedere sua figlia? Credo che rientri nella possibilità di poter viaggiare da comune a comune, visto che comunque, insomma, è anche sua figlia, quindi insomma, credo di sì. Penso di sì, vorrei dire una cavolata, attenzione, però credo che il ricongiungimento familiare con i parenti più prossimi, più prossimi dei genitori non ce ne sono, credo che sia possibile, sì. Ho capito. Va bene, la ringrazio tanto e buonasera. Grazie a lei, buonasera. Dalle mail ci dicono, buonasera Tele4, buonasera a lei Nevio, è possibile che i cittadini devono sempre chiedere qualsiasi cosa ai nostri amministratori comunali, come ad esempio l'installazione di alcuni WC chimici in alcuni punti della città? E poi simpaticamente Nevio ci manda anche una foto di quello che vorrebbe vedere installato all'interno della città di Trieste. Beh, Nevio, non posso fare altro che darle ragione sicuramente, chissà che poi una volta c'erano, tra l'altro, poi erano stati chiusi, non so se poi, io sono qua da 10 anni, non so se prima era diversamente la situazione, però insomma so che è una richiesta che effettivamente fanno in molti. Beh, Nevio, con le vostre segnalazioni chissà che non fischi l'orecchio a qualcuno. Se ci sono altre telefonate mandatemele pure, io però vorrei anche provare a riprendere le parole del direttore generale e dell'OMS, se ritrovo il video, dall'agenzia Vista, perché ha parlato in ambito di vaccino, cioè il vaccino da solo non basta per fermare la pandemia. Sentiamo cosa ha detto. To supporting countries in every scenario. Last week we had encouraging news about vaccines on two fronts, as you know. And second, commitments to the access to COVID-19 tools accelerator have now reached more than $5 billion, thanks to new contributions from France, Spain, the Republic of Korea,
the European Commission and the Bill and Melinda Gates Foundation announced at the Paris Peace Forum. Since the beginning of the pandemic, we knew that a vaccine would be essential for bringing the pandemic under control, which is why WHO proposed the ACT Accelerator. But it's important to emphasize that a vaccine will complement the other tools we have, not replace them. A vaccine on its own will not end the pandemic. Initially, supply will be limited to health workers. So health workers, older people, and other at-risk populations will be prioritized. That will hopefully reduce the number of deaths and enable health systems to cope. But that will still leave the virus with a lot of room to move. Surveillance will need to continue. People will still need to be tested, isolated, and cared for. Contacts will still need to be traced and quarantined. Communities will still need to be engaged, and individuals will still need to be careful. We still have a long road to travel, and you, as our executive board, have a vital role to play. We look to you for guidance and advice on how we in the Secretariat can better support all member states to break the chains of transmission and save lives. Thank you once again for your service, for your guidance. Allora, l'abbiamo mandata anche se in inglese, perché casomai chi mastica l'inglese avrà capito, se no comunque lo spieghiamo al meglio. Il direttore generale dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, si riferisce direttamente a tutti i cittadini del mondo dicendo che fin da quando è iniziata la pandemia ed è stata classificata la pandemia, il Covid-19, la sua incidenza, anzi da molto prima, tutti gli stati che avevano ovviamente delle strutture sanitarie ad hoc predisposte hanno iniziato a lavorare per il vaccino. Siamo ancora siamo fiduciosi, quindi dice che prima o poi un vaccino ci sarà, ma non dobbiamo contare esclusivamente su questo. Sono arrivati molti contributi da tantissimi paesi europei, del Medio Oriente, dell'Estremo Oriente, dagli America, dagli Stati Uniti, moltissimi paesi che in contemporanea stanno tuttora lavorando per l'arrivo del vaccino. Però dice una cosa molto importante: in primis sta il nostro comportamento, quello di continuare quindi a rispettare le distanze, l'utilizzo delle mascherine e tutti i dispositivi che già conosciamo, lavandoci le mani spesso, il più possibile. Quindi insomma non dobbiamo contare ora sul fatto che un vaccino probabilmente prima o poi arriverà, ma dobbiamo invece contare sulla nostra resilienza, sulla nostra capacità di continuare a sopportare questo fardello. Un altro dato importante che ha detto, che ha annunciato, è stato che in ogni caso appena arriverà il vaccino saranno due le classi di persone che riusciranno per prima ad accedere, determinate tipologie di lavoratori che evidentemente stanno a contatto probabilmente col pubblico, comunque che viaggiano molto, e poi le persone più anziane. Queste sono le categorie a cui il vaccino verrà somministrato in primis. E in secundis noi andiamo al telefono. Pronto? Sì, pronto. Buonasera Paladin, Nino. Buonasera, prego. È da tanto tempo che volevo chiamare. Lasciamo perdere tutto questo nostro problema della pandemia, sì, della zona arancione, della zona gialla. Io mi metto nei panni di una persona, e glielo dico io perché ne ho provate tutte. Voi andate per la città a vedere quanta gente cammina, quanta gente fa questo, quanta gente fa giustamente. Sì. Però lei si metta al telefono e chiami un ente pubblico per poter parlare con lui e mi sappia dire quanto tempo ci vuole per parlare, se riesce a parlare. Con questo lockdown, con questo lavoro da casa, con questo lavoro, è veramente mi scusi del termine, fa veramente schifo. Io sono una persona leggermente anziana, no? Che mastica un poco col computer, sì, però mi metto nei panni della gente che non è pratica del computer, è molto più anziana di me. Cosa possono fare? Lì è un problema. Il certo. Problema di sta gente che lavora da casa, lavorano, gli uffici pubblici si sono chiusi, non si va da nessuna parte, questo è il problema. Inutile pensare se andiamo a bere un caffè o se andiamo a mangiare la pizza. Purtroppo è anche quello un problema, ma è un problema
forte questo qui. E bisogna... fate una prova anche voi. No beh, fate conosco... un paio di numeri, specialmente chiamate la prevenzione, su dell'ASI a San Giovanni, provate a chiamarla, vi dico anche i numeri, provate a chiamarla, vedete quanto vi rispondono. Ha ragione, minuti e minuti allora, di attesa, due operatori disponibili, purtroppo, sappiamo. Noi, certo. parliamo di quanti contagi, quanti morti, quanti decessi, cioè... E purtroppo, mi dispiace dirlo, sarò quello che, non voglio dire la parola, però di morti ne abbiamo sempre. Solo che i numeri, quando eravamo non in Covid, non li diceva nessuno i morti che avevamo, giusto? Adesso siamo sempre lì a dire quanti. Io ho fatto 3 tamponi, perché sto facendo un servizio in un posto, ho fatto 3 tamponi. E io ogni volta che ho fatto un tampone faccio parte di quel numero che non è positivo. Potrei essere dall'altra parte del numero che è positivo. Non è che io ho la mia cartella che il signor Nino ha fatto 3 tamponi. No, io ho fatto un tampone oggi e faccio parte del gruppo del tampone. Domani lo faccio un altro, faccio parte di quel gruppo. E i numeri si fanno... Fate i numeri essenziali, chiamate l'INPS, chiamate l'ufficio delle entrate, chiamate altre cose, chiamate le banche, chiamate gli uffici postali che non vi rispondono. Questo è il problema. Buona giornata. Va bene, grazie, buonasera. Beh, vabbè, chiaramente poi si rilevano dei problemi che sono in tutti gli ambiti. È vero, gli uffici lavorano al minimo sindacale in presenza, è normale, così come anche tantissime altre persone. È una pandemia... È una situazione incredibile, mi rendo conto dei disagi. Sì, ci consigliano e ci chiedono di fare per via telematica qualsiasi operazione con la burocrazia, con la pubblica amministrazione. Anzi, anticipo già che prima della chiusura di questa ora di diretta rivedremo e risentiremo le parole del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che proprio dà le istruzioni dei cittadini per come accedere a certe procedure, anzi alla maggior parte delle procedure online, comunicando lui stesso che si rende conto che vuoi perché una persona è molto anziana, vuoi perché non una dimestichezza, vuoi per tutti i motivi del mondo, ci sarà la possibilità in minima parte di accedere anche di persona per appuntamento. È chiaro che se tutti gli uffici aprissero per lasciare che le persone riescano a fare tutto in presenza, il lockdown non sarebbe tale. Ci rendiamo conto della difficoltà e non abbiamo bisogno di chiamare gli enti e gli istituti per saperlo, lo sappiamo benissimo. Di nuovo al telefono, pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Prego. Sì, ascolta una cosa, dovessi andare, abito a Staranzan, sì. E dovessi andare a fare la spesa all'ipermercato a Mofalcom, posso farlo o no? No, se c'è un altro supermercato staranzano vada lì. Sì, ma quel supermercato cos'è? Non ha la roba che voglio me. Vabbè, è un problema suo. Ah no, se nel poi senso, comunque... Se lei per esempio ha un problema grave, faccio un esempio, il suo medico curante è nel comune adiacente, non nel suo, e non ha un medico da cui andare, allora è ovvio che deve andare. Sì. Un altro esempio, lei non ha le scarpe, non possiede più un paio di scarpe, negozio di scarpe, allora è ovvio che può andare in un altro comune. Ma se la preferenza è sulla qualità del cibo, sul tipo di prodotto che trova, se può trovare qualcosa per non morire di fame lo stesso, lei deve andare in quello più vicino. Io capisco. È brutale allora, come no, spiegazione, ma è la più efficace che potevo dare. No, se poi allora. Purtroppo no. Vabbè. Grazie. Okay, grazie, buonasera, grazie. Vediamo anche prima della prossima telefonata il bollettino odierno per quanto riguarda tutta l'Italia. Il bollettino di oggi, 16 novembre, conta 27.354 nuovi casi su 152.663 tamponi, i morti sono 504. Ieri invece erano 33.979, quindi c'è un calo, con 125.275 tamponi. Le vittime ieri erano state 546, invece quindi di più rispetto a oggi. L'incidenza dei positivi al test sfiora il 18%. La regione più contagiata rimane la Lombardia, seguita dalla Campania e dal Piemonte. Altre 7 persone in tutta Italia sono in terapia intensiva e in tale reparto ci sono in tutto nel paese 3.492 degenti. Andiamo al telefono, pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera a lei. No, colgo l'occasione per la telefonata precedente del signore dell'Agenzia delle Entrate, eccetera, eccetera, no? Sì. Io questo mese avevo... ho ancora qualche problema, la
con le mail qualche cosa si riesce, però se ci sono urgenze è grave. Io devo fare delle cose entro il 31 di, del mese, altrimenti mi arriva eccetera eccetera, cose che di poco conto, però se no mi arriva la sanzione, ma non di poco, no? Sì. Quindi non, questo è un problema. Ma mi lei, lei parla di Agenzia delle Entrate, ha detto, giusto? Sì. Ok, sì, sì, sì. Le anticipo sì, sì, già. Beh, sono andato di perso. Dica. No, no, le anticipo già che il direttore aveva spiegato. Come dire, in streaming. No, il direttore aveva spiegato che c'era proprio difficoltà di interfacciarsi col sistema in presenza, no? E quindi hanno nel loro sito hanno come dire, predisposto questa piattaforma dove ci si può connettere telematicamente e poi possono anche dare un appuntamento, per alcuni casi anche un appuntamento in presenza. Lei provi a chiamare e a esporre. No, ma guardi che cioè, voglio dire, le dico l'esperienza, io ho avuto l'appuntamento e l'ho rimandato perché cioè con le mail sono riuscito a combinare qualcosa, okay. Però poi altre cose purtroppo no, e questo c'è questo per la dimestichezza che uno ha o non ha. Lei ha magari... Devo scaricare alcune cose e non mi funziona, capisce? Quindi ci sono delle certo. difficoltà. Lei ha un parente, un amico, un nipote o suo figlio o chi per esso che possa aiutarla magari in certe procedure? Devo firmare io. Sì, 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 no, ma ha qualcuno che può affiancarla? Mi riferivo, io mi arrangio, voglio dire, no? Mi riferivo a quello che diceva il signore. Che ci sono persone che sicuramente sono molto più in difficoltà. Non escono fuori. Lo so. È anche difficile per noi dare risposte a queste cose. Siamo anche in imbarazzo a volte perché ci rendiamo conto. Non è che questo volevo chiederle e dire chiedere un aiuto o qualcosa. È una constatazione. Certo. E io la accolgo e la condivido con lei assolutamente. La telefonata era un pochettino lo scopo della telefonata era leggermente diverso, sì. Cioè vedo che sta spuntando un'altra Covid, no? La Covid elettorale. vedremo questa isteria, insomma, l'autonomia, il sindaco, cioè io sono per due mandati, no? Quindi avrei voto. Poi anche lì politicamente vedremo cosa accadrà. Al di là del fattore politico, no, di blu, neri, verdi, eccetera, voglio dire, l'autonomia va bene per tutto, ma qui non siamo in regime di autonomia. Qui siamo in una guerra clinica, in una guerra, cioè questo è un problema che esula da qualsiasi, cioè voglio dire, io cosa parlo? Non sono un medico, Federica non è un medico, Russo non è un medico, cioè voglio dire, no? Qualcuno si deve affidare a questo, Conte non è un medico. Ci affidiamo agli esperti possibilmente, assolutamente. Devo salutarla però perché devo liberare la linea, mi dispiace, buonasera, chiedo scusa, devo... dare la possibilità di accogliere altre telefonate, quindi se ci sono le accogliamo. Vi ricordo che siamo in diretta oggi non fino solo alle 20.30 ma fino alle 21, poi c'è il Caffè dello Sport con Marco Stabile e i suoi ospiti, quindi insomma la trasmissione su Tele4 continuano ben oltre le 21. Ecco un'altra telefonata, pronto? Buonasera. Buonasera signora. Volevo chiedere una cosa, sono 5 giorni che io... Sì, buonasera. Buonasera. Sono 5 giorni che io che vado al patronato Acri di via San Francesco e devo dirle che non ho il computer. Devo assolutamente parlare con qualcuno del patronato. Per 5 giorni dell'altra settimana sono andata ogni giorno su quella porta. Ho atteso, venivano fuori le impiegate, chiedevo datemi un appuntamento. Loro mi rispondevano: la mia collega è ammalata, quell'altra è impegnata, quell'altra è uscita, non si può, torni domani e telefoni, mi stacco il telefono, sono al telefono, non le dico quanto tempo, non riesco a prendere la linea. Per cui c'è qualcuno di voi che può parlare con qualcuno del patronato delle Acri? Se mi danno un appuntamento, non chiedo altro che un appuntamento. A questo punto sì, prometto che ci,
cercheremo di vederci più chiaro in generale comunque nelle strutture e anche al patronato ACLI. Va bene signora, a questo punto se arrivano le segnalazioni le accogliamo e cercheremo anche magari con una telefonata di capire noi con chi di dovere cosa... I buoni pasto. I buoni spesa. Sì, buoni spesa. Come allora, su questo le do una notizia. Ci segua domani, perché domani avremo delle novità. È già pronta, dovrebbe essere quasi già pronta, attenzione, la piattaforma per la richiesta per accedere ai buoni spesa. Domani siamo in attesa di ulteriori specifiche. In teoria, anzi, penso che entro il telegiornale di domani sera potremo darne contezza. Bene, mi aiuti per il patronato, la prego. Va bene. Grazie. Va bene, ce lo ricordiamo, grazie. Va bene, grazie a lei. Grazie a lei, signore, una buona serata. Prima della pausa pubblicitaria, possiamo rivedere per favore il servizio che riguarda, col contributo della redazione Veneta, i tamponi fai da te di Zaia, perché così poi rileggiamo tra l'altro anche la risposta di Riccardo Riccardi, se possibile vederli anche qua in Friuli Venezia Giulia. Cerchiamo di rivedere per favore il servizio così poi andiamo in pausa pubblicitaria. Zaia che fa i tamponi e che mostra i tamponi fai da te. Se non è ancora pronto, eccolo lì, lo vedo, perfetto, guardiamolo. La scatola al suo interno che cos'ha? Ha tre cose, quattro cose fondamentali. La saponetta, una provetta che ha già il reagente dentro e un tamponcino. Poi c'è la quarta cosa che è il sacchetto per la spazzatura. Si apre, potete mettere anche il cronometro, sono tre secondi. La saponetta, tamponcino, 5 volte per narice, si apre la provetta che ha già il suo reagente, tac, va dentro, si strizza un po' la provetta che è morbida e quindi in modo tale da strizzare il tamponcino, il tamponcino si butta via, si richiude la provetta. Si apre il beccuccio più alto della provetta, che ha il dosatore, 4 gocce. Ecco, guardate, dà già la stringa del negativo. Circa un minuto per effettuare il test rapido fai da te, la cui sperimentazione prenderà il via per la prima volta in Veneto, coinvolgendo le microbiologie di Mestre, Vicenza, Padova, Sant'Orso e Treviso, in doppio con il molecolare, 1.400 soggetti tra coloro che accederanno ai pronto soccorso e dipendenti dell'ULS. Un ulteriore contributo alla diagnostica e in questo caso, se qualora fosse validato e confermata questa validazione, il cittadino potrebbe farsi il test da solo in casa. Un paio di settimane verrà validato con prove in doppio con il molecolare, dopodiché si farà richiesta all'Istituto Superiore di Sanità dell'autorizzazione. E dopo, questo poi è un fatto di Roma che non dipende più da noi. Ha la stessa attendibilità dei test antigenici, cioè ha un'attendibilità elevata se viene eseguito subito. Se si fanno passare delle ore, perde di attendibilità. Un test poco invasivo al momento della somministrazione, ma ugualmente efficace. Si tratta di una prova molto utile, ma non è ancora chiaro se è affidabile. Dunque seguiremo come andrà la sperimentazione di un mese nel vicino Veneto e le considerazioni conseguenti del Ministero. Dunque prenderemo in considerazione la possibilità di utilizzarli anche in regione. Questa è la risposta invece a questo test di Riccardo Riccardi, raggiunto telefonicamente da Tele4. Andiamo in pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo. Ben ritrovati in diretta su Tele4. Allora, rispondiamo subito alla signora che prima parlava del patronato ACLI, della difficoltà di mettersi a contatto con loro, ma chiedeva anche dei buoni spese. Proprio su questo possiamo dare già la risposta dell'assessore Grilli. Approvata la variazione di bilancio che ci permetterà di mettere in campo altri buoni spesa. Tra domani e mercoledì comunicheremo le modalità per ottenere il supporto. Un grazie al sindaco Roberto Di Piazza, al collega Paolo Polidori, assessore al bilancio e alla giunta tutta che mi hanno sostenuto nell'idea. Al Presidente del Consiglio Comunale, ai consiglieri che hanno votato la variazione, i miei collaboratori, a partire dal dottor Mauro Silla, dalla dottoressa De Candido, che hanno strutturato la misura. Questo è il modo di lavorare che mi piace. Siamo in un momento terribile, ma il Comune
Comune di Trieste c'è, quindi da domani sapremo anche, massimo entro mercoledì, sapremo le modalità, le variazioni anche un po' se ce ne saranno di come richiedere i buoni spesa presso l'ente comunale. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, mi chiamo Tiziana. Buonasera. Buonasera, io faccio un appello per chi ha bombole vuote di ossigeno in casa che le restituisca, perché è proprio un problema in questo periodo, ma proprio ultimamente questi giorni, molto molto serio. Io ho mia suocera che ha bisogno di ossigeno e noi siamo andati, di solito lo portavano in casa. Adesso ultimamente invece di due bombole una, e perché purtroppo c'è gente che ha bombole vuote in casa, probabilmente non sa di averle, non si ricorda, e l'ossigeno c'è, ma mancano le bombole. Ah, e quindi questo appello eventualmente a chi si è in ascolto a riuscire insomma a capire che vanno restituite. Altro che, vanno restituite in farmacia, vanno restituite ma soprattutto nelle farmacie, perché certo. Noi abbiamo oggi fatto il giro di varie farmacie per poter avere una o due bombole che possono durare una notte e possono durare forse un giorno e mezzo, dipende dalla necessità di ossigeno che ha mia suocera, e che praticamente l'ossigeno per lei è vitale. Beh, ci mancherebbe altro, certo, assolutamente. Beh, ha fatto bene utilizzare anche questi canali per la diffusione del messaggio. Ecco, io guardi, proprio oggi ho detto, ma io vi devo chiamare, perché proprio in questo momento è una cosa che è proprio un segno di civiltà, chi ha bombole vuote, e restituirle quantomeno, che... esatto, di riportarle per il loro riutilizzo. Certo, certamente. Per far vivere altre persone. Beh, signora, se riusciamo anche noi in qualche modo a veicolare questo messaggio, ci fa solo che piacere, quindi insomma speriamo che venga ascoltato, e magari verificheremo anche noi se riusciamo a scoprire qualcosina di più, insomma, se riusciamo a capire. Magari. Certo. La nostra funzione è quella anche, quindi insomma, cercare di rispondere a queste cose al cittadino. Per questo ho chiamato, perché secondo me è una cosa molto importante e molto seria. Va bene, signora. Grazie per aver fatto questo appello su Tele4. Speriamo che venga ascoltato, ma le prometto che anche noi, se riusciamo a vederci chiaro, cercheremo di darne anche comunicazione precisa. Molto. Grazie a lei. Grazie a lei, buonasera. Allora, ricordiamo che stasera siamo in diretta fino alle 21, ora in cui comincerà il caffè dello sport condotto da Marco Stabile. Gli ospiti, ovviamente a distanza, tramite i collegamenti, saranno Carmine Gautieri, l'allenatore della Triestina, ci sarà Eugenio Dalmasson, allenatore dell'Allianz Pallacanestro Trieste, ci sarà anche la partecipazione straordinaria del ministro Stefano Patuanelli, quindi insomma una puntata, quella del caffè dello sport di stasera, ricca di sport, con anche partecipazioni in tal senso illustri. Adesso sentiamo la prossima telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Prego, ci racconti tutto. Pronto, volevo solo un'informazione. Sì. Non sono io allora. Sì, sì, è lei, signora, sta parlando in diretta. Sono io. Ci dica, ci chieda, se possiamo aiutarla, ci chieda. Volevo solo un'informazione. Sì. Le poste, specialmente quelle in via Raffaello Sanzio, sono aperte per i pagamenti, cose varie, o ci sono dei problemi come l'altra volta? Ma in realtà le poste italiane dovrebbero essere aperte in orari ovviamente molto contingentati, solo di mattina. Sì, mattina. Mi ricordo che a Opicina, le poste di Opicina recentemente si erano create file molto importanti. No, io intendevo quelle in via Raffaello Sanzio. In teoria credo di sì, signora. Adesso però durante la trasmissione cerco anche di andare a vedere meglio gli orari. Va bene. Ha detto a Raffaello Sanzio, in via Raffaello Sanzio, ok. Raffaello Sanzio, perché va bene. La mia...
È la mia posta. Allora provo a vedere, vediamo se riusciamo a brevissimo a dare una comunicazione un po' più precisa, d'accordo? La ringrazio. Grazie a lei. Arrivederci. Grazie a lei, arrivederci. Buonasera, buonasera. Allora, ricapitoliamo un pochino, così magari intanto vado anche a vedere questa informazione. Ricapitoliamo un po' quello che è successo ieri sera. Siamo stati in città, abbiamo intervistato diverse persone, tra chi passeggiava e chi invece faceva il primo servizio a domicilio ad Asporto dopo che siamo scivolati in zona arancione. Quindi sentiamo questa avventura notturna in zona arancione, riusciamo a ripescare il servizio e provare a rivedere assieme un po' quello che è successo, così poi vediamo anche se riusciamo a rispondere in maniera più precisa alla persona che ha appena telefonato. Rivediamo. Beh, come il primo giorno non è male, però il problema è sempre quello, avere la gente qua, giustamente, a farli sedere, si lavorerebbe molto meglio, cioè è molto più soddisfatto, quindi il lavoro è un po' alto e bassi, non c'è una regola, non c'è più niente. Le parole del titolare di una pizzeria nel primo giorno con le regole da zona arancione per il Friuli Venezia Giulia. Obiettivo? Continuare a lavorare con le modalità permesse, quali asporto e domicilio. È iniziato così ieri sera il viaggio in città, durante la diretta di Tele4. Ultime vasche in centro, prima del coprifuoco delle 22, con una raccomandazione particolare: evitare in tutti i modi situazioni di assembramento. Sì, purtroppo è un po' triste. Però è bello vedere tutte queste luci, c'è un'atmosfera particolare. Ci stiamo rilassando ora e approfittiamo. Cosa fate? Io sono meccanico. Farmacista. Quindi insomma, quindi voi appartenete a quelle categorie che per fortuna lavorano? Esatto, sì, per il momento sì. Ma sì, ma noi lavoreremo continuamente, sicuramente. Sono un collaboratore scolastico presso un liceo. Un collaboratore scolastico, quindi sei uno di quelli che vive questa crisi? La pandemia al 100%. Come sta funzionando nella scuola dove operi? La scuola è brutta senza ragazzi. In farmacia avete clienti ogni giorno, avete la possibilità di tenere aperto? Sì, esatto, ogni giorno. E voi come meccanici invece come prosegue? Siamo aperti. Poi, siamo solo noi, lavoriamo da soli, puliamo ogni volta i complessi, però è brutto, si sente la mancanza dei ragazzi. Non a tutti i locali in centro conviene attivare i servizi da asporto a domicilio e quindi queste sono le scene che si presentano. Tavoli e sedie accavallati e chissà quando si riparte, una città quasi completamente vuota, illuminata dalle luci natalizie, a creare un'atmosfera surreale. Non c'è passaggio di nessuno, quindi insomma situazione completamente deserta. A parte le ultime passeggiate prima del coprifuoco, la città ieri sera si stava decisamente svuotando già un'ora dall'orario limite. Dunque la tappa finale ci ha visto in Piazza della Libertà, deserta, dove però abbiamo incrociato l'ultimo intervistato della serata che, manco a farlo apposta, stava seguendo la diretta di Tele4. Guardiamo il signore, sta seguendo, siamo in diretta signore, sta seguendo la diretta di Tele4 assieme a noi. Padovano, sono qui per altri motivi e adesso dovrò ritornare a Padova, però non so come. Non sa come tornare? Via con la macchina, via, perché oggi sono venuto giù in bus da dove sono in albergo, capito? Sono venuto in bus giù, ho fatto il giro, sono andato fino a Barcola, da Barcola sono andato in via Irneri, ho fatto un giro oggi e dopo ho camminato tanto. Però adesso lei ha l'autocertificazione per tornare, no? Con sé? C'ho sul giornale c'è il pezzo che lo riempio casomai. Le poste, la sede delle Poste Italiane in via Raffaello Sanzio sono aperte come le altre dalle 8.20 alle 13.35 e consiglio alla signora però casomai di chiamare se avesse bisogno. 040 35 92 711, ripeto 040 35 92 71. Questo il numero, lo ripeto un'ultima volta, 35 92 711, questo è il numero da chiamare per poter sentire se in quella sede sono aperti, ma insomma sì, dalle 8.20 sono aperti, signora, la mattina vada pure. Andiamo in pausa pubblicitaria, ci vediamo fra poco. Una telefonata, poi chiudiamo rivedendo anche il servizio completo dell'Agenzia delle Entrate con tutte le istruzioni per accedere. Sentiamo chi c'è al telefono, chiedo di essere velocissimi. Pronto? Sono Diego, buonasera Pallarini. Diego, buonasera. Velocissimo, prego. Io vorrei vedere soddisfatto una mia curiosità, una domanda già posta qualche giorno fa alla collega Buccarella, la sua collega,
che riguarda la struttura, l'ex palazzina centro tumori di Via Pietà. Non riesco a capire come mai non si è utilizzata quella struttura per riadattarla a ricovero Covid, essendo anche vicina all'ospedale maggiore collegata agli infettivi. E in questo senso mi sento un po' come Di Piazza, che chiama il ministro Speranza a Roma ma non ottiene risposta. Io non vorrei perdere la speranza di avere una risposta dal direttore generale della SUGI Poggiana, oppure direttamente dall'assessore Riccardi. La saluto e le auguro una buona serata. Grazie a lei Diego e una buona serata anche a lei. Allora rivediamo tutte le spiegazioni che riguardano l'Agenzia delle Entrate per accedere ai suoi servizi sia telematici che in pochissimi casi anche in presenza. Da parte mia grazie per averci seguito e buon proseguimento. Direttore, rappresenta un canale preferenziale l'utilizzo dello strumento online per accedere ai servizi dell'Agenzia delle Entrate? In un momento come questo è indispensabile attingere proprio al web, sia per le pratiche che si possono svolgere in autonomia che anche alcune che possono essere svolte con un'assistenza da parte dei vostri operatori. Quali sono questi servizi e come è stato ampliato il vostro programma proprio di servizio telematico? L'Agenzia delle Entrate sin dai primi giorni di marzo ha cercato di organizzarsi e riorganizzare la propria offerta di erogazione dei servizi proprio per evitare in questo momento l'accesso fisico delle persone nei nostri uffici. Quindi a servizi che già tradizionalmente venivano erogati in via telematica, il che vuol dire che il contribuente con credenziali di accesso entra nella propria area riservata e può fare tutto da solo e quindi non è necessario l'intervento di un operatore, modalità che è stata implementata negli ultimi mesi con l'apertura di ulteriori modelli, ad esempio per la registrazione dei contratti di locazione. Si affianca un'altra modalità che è la modalità cosiddetta agile, per cui con la quale il contribuente, con l'invio di una PEC oppure anche di una semplice mail, può ottenere l'erogazione di alcuni servizi. Ovviamente nelle richieste che pervengono a mezzo mail devono essere allegati documenti di identità, eventuali autocertificazioni, modelli. Il sito internet dell'Agenzia delle Entrate, affiancato anche al sito regionale dell'Agenzia delle Entrate per il Friuli Venezia Giulia, fornisce tutte le informazioni necessarie, moduli e anche le indicazioni ovviamente su quali sono tutti i canali di contatto, perché oltre al canale di contatto ovviamente online o cosiddetto agile con mail o PEC, ci sono anche canali di contatto telefonici. A tale proposito, è stata proprio pubblicata l'altro giorno sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate ed è accessibile in questo momento proprio nella home page, gli attrezzi per un fisco a portata di click, che è un'ulteriore guida in cui si spiega al contribuente che cosa deve portare, perché o come deve formulare l'istanza, che modelli utilizzare, perché in questo momento la più grande difficoltà per l'utenza è che, essendo venuto meno l'accesso fisico in ufficio, che è possibile soltanto in via residuale, è anche più difficile fare tutto da soli, e questa guida spiega che alla fine non è così difficile, può essere facile, quali sono tutti i documenti e tutte le domande che devono essere portate. Quello che io consiglio è che chiunque utilizzi appunto la mail o la PEC ci indichi comunque un recapito telefonico, possibilmente un numero di telefono cellulare al quale può essere contattato, perché i funzionari di questo ufficio sono sempre stati propositivi per venire incontro a tutti i contribuenti, anche se le istanze sono incomplete, se mancano informazioni noi contattiamo direttamente e ci facciamo integrare e mandare tutta la documentazione. Esiste anche una modalità, permane una modalità di presenza fisica su appuntamento, seppur limitata per la situazione emergenziale che stiamo vivendo, che non è fatta esclusa agli utenti che vogliono interfacciarsi con gli sportelli dal vivo.
Esatto, proprio così. E nei casi in cui non si riesce a richiedere il servizio in modalità a distanza, oppure nei casi di indifferibilità e urgenza, è ancora consentito venire in ufficio. Si viene in ufficio però attraverso un'assistenza programmata. Ormai da un paio di mesi l'agenzia ha istituito questo modello sperimentale di accoglienza dell'utenza in maniera programmata attraverso appuntamento e web ticket. Questi sono i due strumenti fondamentali. La differenza è che l'appuntamento consente di venire in ufficio nei giorni successivi, in un giorno e in un orario programmato. Il web ticket invece è un biglietto eliminacode staccato per la giornata stessa. Come si prendono questi due strumenti? Si possono prendere attraverso il nostro sito internet o attraverso la nostra comoda app. Non c'è bisogno di registrazione, è sufficiente avere un numero di telefono e la mail.